Paniz, lei ha detto giustizia è stata fatta. Intanto ho letto molto su Formigoni, in realtà non sono, mi sembra, poi correggimi Peter se sbaglio, si è scritto 7.000 euro, a me risultano sui 2.500 euro. 2.540. Ecco, anche a me risultano 2.000, no, giusto per dire le cose, poi per carità. 2.540 euro al mese. Io ho detto questo, siccome ho letto 7.000 eccetera, io voglio essere preciso. Lei ha detto giustizia è fatta, ecco, in che senso? Nel senso che le sezioni unite della Cassazione, che sono l'organo di giustizia più importante del nostro paese, hanno ribadito con una serie di recenti pronunce che il vitalizio è un trattamento pensionistico. Primo punto. Secondo punto, la legge istitutiva del reddito di cittadinanza prevede che il trattamento pensionistico non possa essere tolto a nessun cittadino, salvo quelli che si sono resi responsabili di reati di mafia e di terrorismo, purché latitanti o purché evasi, latitanti per 2 anni o purché evasi. Questa è la realtà della normativa del nostro paese. Se qualcuno voleva cambiarla, poteva cambiarla, però con questa normativa è chiaro che non c'è nessuna ragione per applicare una delibera come quella Grasso o quella Boldrini, che prevedeva di togliere il vitalizio a quei parlamentari, ex parlamentari, che pur avevano versato mensilmente la quota parte per poterne usufruire, che sono stati condannati per reati molto diversi rispetto a quelli di mafia o terrorismo, a pene sicuramente non particolarmente significative, 2 anni, 2 anni e mezzo, che hanno scontato comunque la loro pena e, se del caso, addirittura risarcito il danno che hanno cagionato. Questa è la realtà. Io non so se Del Turco abbia restituito i 700.000, i 700.000 euro pendenti, non lo so, e non so neanche se Formigoni ha restituito i 6 milioni della corruzione, questo non lo so. Dico solo che la base era la famosa autodichia, no? Il regolamento interno della Camera, e poi adesso usate la legge ordinaria, è questo che non capisco. Una volta, quando è comodo, fate giochino? Che cos'è? Glielo spiego molto bene. Lascio la parola a Gomez. Sì. Purtroppo in Italia esiste l'autodichia. Chi ha provato, e noi abbiamo provato ad evitarla andando davanti al giudice ordinario, ci siamo visti la risposta delle sezioni unite della Cassazione, che hanno ribadito anche recentemente, 2020, 2019, 2018, con una serie di pronunce, che per le questioni che riguardano gli ex parlamentari, i dipendenti del Parlamento, i membri della Corte Costituzionale e coloro che lavorano al Quirinale, si deve passare attraverso gli organi di giustizia previsti da quei regolamenti. A me dispiace, tant'è vero che ho sollevato la questione in sede europea e spero che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo elimini l'autodichia, così questi sospetti sono assolutamente eliminati dall'ordinamento, non ha nessuno più motivo di pensare. Lei lo sa, io la rispetto, però io penso che se l'autodichia va bene una volta, non è che la volta dopo vada bene la legge. L'autodichia, quella di Grasso non era l'autodichia? Quella di Grasso non era autodichia, quindi? No, quella di Grasso è una delibera emessa dal presidente, ma poi sta, vabbè, con parere dell'ufficio di presidenza. Gomez.